collegati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri. Buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i teleascoltatori. Vi ricordo che potete telefonarci chiamando il numero che vedete in sovraimpressione, che è lo 0721 86 14 33, oppure inviarci un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Dunque Sindaco, come ha visto poc'anzi nel nostro telegiornale è andato in onda un servizio in cui c'era l'opposizione, diciamo così, fanese contraria alla nomina del settimo assessore. I consiglieri di minoranza sarebbero disposti anche a presentare, a proporre una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Ecco, come reputa questa decisione? Comunque sì, è forte. Non è una novità, perché ogni tanto dicono che vogliono presentare una mozione di sfiducia. L'opposizione, non ho mai sentito una volta in giro per l'Italia l'opposizione che parla bene di chi amministra. Per il semplice fatto che si amministra ci si presta a critiche, anche quando si fanno oggettivamente delle cose ben fatte, non spendono una buona parola, magari rimangono in silenzio. A me piacerebbe invece confrontarmi sulle questioni vere, perché onestamente anche in questi mesi ho sentito tante polemiche, ma mai sulle sostanze vere. Le ho sentite molte sulle chiacchiere, è una giunta che non fa nulla, che succube di Pesaro. Allora ecco, tutte le cose poi devono essere anche argomentate con elementi e con numeri. Io penso in questi 14 mesi di aver fatto molte cose che poi si vedranno, perché io dico sempre, no, lo raccontavo a delle persone che mi chiedevano e mi dicono: ma Sindaco, le dica queste cose, perché c'è anche un problema di comunicazione. Io, è vero, mi sono preoccupato più a lavorare, però quando una persona deve costruire una casa inizia a parlare col progettista, poi va magari in urbanistica a ragionare sui permessi, sulle autorizzazioni, poi chi sta intorno, la gente si accorge che lì parte un'opera quando vede le ruspe, vede che iniziano i lavori. In questo anno io ho fatto un lavoro, ho creato le condizioni, le fondamenta per fare tutta una serie di opere. E onestamente, quando io annuncio, non sono un politico degli annunci, come altri che annunciano quattro volte la stessa cosa, a me piace dire quando le cose sono in grado di farle veramente, perché non mi piace dire le bugie, consapevole anche delle difficoltà che ci sono. In questo anno noi abbiamo messo in cantiere più di 16 milioni, quasi 17 milioni di interventi, di soldi che si spendono in questa città. Problemi spesso di cui si discute da decenni o comunque almeno da dieci anni. E queste non sono chiacchiere, perché sono atti amministrativi, sono lavori, cantieri già partiti o stanno per partire, perché si stanno aggiudicando i lavori. E queste sono veramente risposte importanti per la città. Ieri ho avuto una soddisfazione, perché parlando con alcuni operatori alla fine mi ha detto: guardi, devo riconoscerle che le cose che ci ha detto in questi mesi si sono verificate, effettivamente noi eravamo dubbiosi perché negli anni ci hanno promesso sempre tante cose e non si erano realizzate, ma devo riconoscere che effettivamente è di nome e di fatto. Poi bisogna dire anche il contesto in cui si opera. E questo io lo vorrei ricordare, perché poi sfuggono le cose. Allora, io opero in una situazione in cui quando sono arrivato mi hanno tolto subito 2 milioni e 6 di tagli. Nel 2015 altri 5 milioni di tagli. Quindi in un anno quasi 7 milioni, che poi alcuni sono riusciti a recuperare con la buona amministrazione. Queste cose poi sfuggono alla gente. Mi sono trovato un'eredità, non ce lo dimentichiamo. E poi le do una notizia stasera, ecco, in esclusiva. Mi sono trovato l'interquartiere sulle spalle, perché non ci dimentichiamo, è un peso da 3 milioni e 700 mila euro che questa amministrazione si è trovata, a cui deve far fronte, e che mi ha condizionato tutta una serie di opere che hanno condizionato, hanno influito sul patto di stabilità. Ecco lì come sta operando. Allora, come sta operando, io penso entro la fine dell'anno che l'opera sarà finita. Proprio questa mattina ho parlato anche con la ditta, siamo riusciti nella settimana di Ferragosto, devo ringraziare anche gli uffici, qui si criticano molto, ma per consentirci di fare una serie di interventi, di opere come per il porto, per l'amianto, le persone hanno rinunciato, hanno rinviato anche le ferie. Quindi molte volte si parla male, ma bisogna anche riconoscere chi si presta per questo. Allora, poi non voglio eludere la domanda, perché lei mi ha fatto una domanda specifica. Allora, anche su questo si parla molto. Questo sindaco ha fatto una scelta di sobrietà. Ci siamo diminuiti del 10% lo stipendio. Queste cose ricordiamocele, perché poi ci si dimentica spesso. E ho sempre detto che noi questo tema di sobrietà in un momento difficile come questo. Io incontro tantissime persone, tantissime
famiglie che hanno difficoltà, non dico di arrivare alla terza settimana, alcuni hanno difficoltà il giorno dopo. Adesso inizia la scuola, ci sono persone che hanno difficoltà con l'inizio della scuola per comprare i libri scolastici. E allora chi svolge questo ruolo, anche se non è giusto fare quei sacrifici, però è un segnale. E noi abbiamo fatto anche una scelta di questo tipo e abbiamo sempre detto che per quello che riguarda i costi della politica, a parte che abbiamo ridotto di oltre 300.000 euro la spesa che c'era prima, alcune sono state naturali perché la legge ha diminuito degli spazi, ma noi abbiamo fatto una scelta di rimanere all'interno di un certo limite, e quindi su questo. E sul tema degli assessori, io guardo gli obiettivi, quindi in ogni caso i discorsi rimangono all'interno del mantenimento della spesa, non si spenderà un euro in più. E io ragiono sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere, qual è la situazione ottimale, gli obiettivi che ogni assessore deve avere, se li porta a termine bene, se no si mette in discussione. Come si mette in discussione il sindaco, noi ci siamo proposti, ci mettiamo la faccia in un momento difficilissimo. E fare il sindaco in questo periodo è perché si vuol bene alla propria città. Quindi con tutti i limiti. Potrebbe essere un rimpasto di deleghe? Adesso io sto facendo, perché poi anche qui dicono il sindaco decide, perché fino a prova contraria io non ho subito una decisione di altri. Il coraggio, il coraggio intanto è un sindaco che ha deciso di candidarsi, ha fatto le primarie. Se non è questo coraggio, anche in situazioni non favorevoli, quindi non ci sono state pressioni, devo dire, tutte le forze politiche che fanno parte di questa maggioranza sono rispettose. Poi all'interno c'hanno delle discussioni, c'è una dialettica, viva Dio, questo è anche normale, ma sulle scelte da fare non c'è mai stata una pressione. Le vorrei un attimo leggere due messaggi che riguardano sempre questo settimo assessore e poi continuo su questo discorso. Signor Sindaco, si parla sempre di soldi e di poche risorse, invece di mettere settimo assessore faccia lavorare quelli che ha Giovanni Dal Vallato. Un altro, vorrei sapere perché il sindaco perde tanto tempo per fare il settimo assessore quando a Fano i veri problemi sono altri, soprattutto economici. Sì. Anche questo sarà part time come diversi altri? Questo è il modo per fare contento il PD anche pesarese? Grazie. Pico. Beh, io intanto non sto perdendo tempo a discutere di questo, perché ne discutono gli altri, ne discute la stampa, molte volte nascono notizie perché da chiacchiere uno... Io sto facendo il mio lavoro, anche questa mattina ho fatto tutta una serie di programmi, di obiettivi su cui lavoreremo nelle prossime settimane, perché ho delle scadenze di cui parlerò probabilmente anche la prossima settimana, che riguardano la città. Ho lavorato, come ho detto, una serie di progetti, perché non dimentichiamoci, quando io sono arrivato c'era una serie di emergenze da cui la città aspettava risposte da anni e io le ho date, non sono chiacchiere, sono atti. Il porto, di cosa parliamo? La prossima settimana parte un dragaggio da 25.000 metri cubi, non solo, ma sta in un progetto più ampio, dragaggio del canale. Poi stiamo facendo le analisi, i canottaggi della Darsan, dove non si è mai fatto un dragaggio. Lì faremo altri 24.000 metri cubi di dragaggio che porteremo in cassa di colmata. Faremo poco più avanti un altro dragaggio sull'imboccatura, dove c'è sabbia che verrà portata a ripascimento. E sta in un progetto complessivo. Ho già incontrato il nuovo Presidente della Regione per fare un ragionamento sulla manutenzione ordinaria, perché non ha senso, come è stato fatto sempre in passato, interventi spot, dove si spendono risorse importanti senza una progettualità che porti ad una manutenzione ordinaria. Questo ha fatto questo sindaco e questa amministrazione. Vogliamo parlare della difesa della costa? 5 milioni di euro che si spenderanno entro la fine dell'anno. Cioè, esatto, anche perché in merito ci sono arrivati molti messaggi, così già... Ecco, anche su questo non ci credeva nessuno che io arrivavo a settembre. Io ho elencato, voglio dire un'altra cosa, perché poi un conto sono le chiacchiere. A me piace dire le cose per quel che sono. Vogliamo dire, e qui c'è la mia bravura, e quando dico che Fano ha recuperato un ruolo importante, vogliamo dire che la Regione aveva messo 2 milioni di euro per i 6 porti della Regione Marche? E sapete quante ne ha prese Fano per fare questo dragaggio? E l'altra parte, perché altrimenti non l'avremmo fatta, con le chiacchiere non si fanno. Un terzo delle risorse, 760.000 euro. L'altro porto, che è un porto più grande, che è Civitanova Marche, ne ha prese 360.000. Perché? Perché questo sindaco, insieme anche alle rappresentanze sindacali che mi hanno dato una mano, alle dirigenti della regione, abbiamo cambiato i criteri di ripartizione di quelle risorse che tenevano conto di altri aspetti che davano una premialità all'amministrazione comunale di Fano. Vogliamo raccontare dell'amianto?
L'amianto, c'è un collega di cui ho grande stima, anzi che voglio anche salutare perché ha lasciato il posto in consiglio comunale, che è Giancarlo Danna, anche questo è stato un gesto che secondo me merita rispetto, al di là di tante chiacchiere. Danna negli anni ha fatto sempre una battaglia giusta per l'amianto in questa città. Io da quando conosco Danna, e lo conosco da almeno 15 anni, lui parla di questo. Bene. E dell'ospedale. E dell'ospedale. Bene. Questa amministrazione, questo sindaco, questa giunta, entro dicembre risolverà il problema dell'amianto in tutte le strutture pubbliche. Ex mattatoio, Palazzo dello Sport, sulla quale se non si interveniva, fra qualche anno bisognava chiuderlo, Venturini, alcune piccole cose ci sono in alcune scuole, e tutte le proprietà rurali, noi entro dicembre, e solo 4 città italiane fanno questo, Bari, Roma, Padova, Fano, è l'unica non città capoluogo, fra l'altro. E questo non è lo Spirito Santo, non è casuale, è perché abbiamo ricercato l'opportunità e stiamo facendo un lavoro straordinario. Adesso potrei continuare con un lungo elenco, volevo dire un'altra cosa. Però ci fermiamo, sì. Se no dobbiamo cui, rispondere anche a tutti i cittadini. No, però ecco, perché a me piace parlare di elementi lei. Concreti. Velocemente, sì. Settimo assessore, sì o no? Eventualmente ci sarà un costo per questo? No. Quindi in caso costo zero? No, e su questo io ho sempre detto facciamo una scelta di sobrietà. Poi perfetto. Faccio la valutazione in base ai miei obiettivi, cosa mi è più funzionale nell'interesse dell'operatività. Benissimo, sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buongiorno, buonasera signor Sindaco. Buonasera. 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 Qui siamo gli abitanti di via Fratelli Zuccari. Sì. Volevamo chiedere praticamente della situazione delle scogliere, sì. A che punto era. Perfetto. Volevamo sapere se il progetto in alcune era stato approvato, sì. L'avevate presentato, se era stato approvato, la gara d'appalto a che punto era, se avete trovato la ditta per fare queste scogliere, i lavori, sì. Quando partivano. Perché noi eravamo rimasti nella sala della Concordia, sì. E facevate partire i lavori verso 4 aprile del 2016. Sì. Volevamo sapere se questa cosa è veramente fattibile, che i lavori partono a marzo-aprile del 2016. Sì. Quindi volevamo sapere queste due o tre domande, a che punto è il progetto, è la gara d'appalto, come era messa questa situazione. Sì, la ringrazio. Perfetto, grazie. La ringrazio per mi dare l'opportunità di spiegarlo a tutti. Le dico che siamo a buon punto, siamo in anticipo alla tabella di marcia che ci eravamo dati. Anche su questo devo dire abbiamo fatto un ottimo lavoro che ci è riconosciuto ovviamente dalle parti tecniche che comprendono le difficoltà e le procedure amministrative. Però anche su questo io penso che se si fa una ricerca nella storia della regione da quando ci sono le procedure di via, che dopo i 60 giorni di pubblicazione, il 61esimo giorno, quindi il giorno successivo, viene convocata la conferenza di servizio per parlare delle scogliere. Quindi l'autorizzazione, la procedura di via è stata approvata, abbiamo già inviato il progetto esecutivo al Provveditorato delle Opere Pubbliche, perché quando i lavori sono superiori a 3 milioni ci vuole il nulla osta del Provveditorato alle Opere Pubbliche, ovviamente non lo abbiamo mandato al buio, ci abbiamo parlato prima, come abbiamo parlato, anticipato ogni passaggio con gli enti deposti, quindi lo abbiamo fatto con la Regione, abbiamo collaborato con l'Università di Ancona per fare un buon lavoro, perché quando parliamo di difesa della costa non si scherza, col mare le certezze non ci sono e non si può improvvisare. Devo ringraziare anche i tecnici, gli ingegneri del Comune che hanno fatto un lavoro egregio, hanno lavorato tantissimo e stanno lavorando tantissimo. Quindi questo adesso abbiamo l'ultimo passaggio del nulla osta del Provveditorato delle Opere Pubbliche. Appena rientra, e io penso che sia questione, per loro serve una settimana, 10 giorni al massimo, lo riportiamo in giunta e poi parte la gara di appalto. Su questo voglio dare un'altra informazione, qui parliamo di 3 milioni di euro per le scogliere. Ecco, chiariamo una cosa, quando io sono arrivato non c'era un fogliaccio con un progetto, non c'era niente. Il primo progetto preliminare lo presentammo in giunta i primi di settembre, la faccia che non facciamo niente. A questo aggiungiamo, e siamo il primo comune delle Marche che fa un intervento del genere, porteremo gli scolmatori al di là delle scogliere. Questo consentirà, eviterà al sindaco, quando piove, di emettere il divieto di balneazione, che è un danno anche d'immagine, in quella zona. Vorremmo proseguire anche con gli altri, ci diamo perché sono interventi importanti,
Fra l'altro, anche qui, il prossimo, nel 2016, realizzeremo nel fiume Arzilla, questa è una cosa a cui tanta gente è sensibile, quindi al di là delle chiacchiere, anche qui quante volte, io sono anni che sento parlare dell'Arzilla, beh, noi facciamo una cassa di raccolta prime acqua, una vasca di raccolta prime acqua che consentirà di diluire e di evitare che quei microbi che si depositano con la pioggia vengano portati in mare. Questo è un altro intervento importante di risorse significativi. Quindi vedete, di cose al PET ce ne sono, ho un lungo elenco. Quindi ecco, tranquillizzo, appena mi prendo anche questo impegno, perché io poi con i rappresentanti del Comitato Le Brecce periodicamente ci sentiamo, appena arriva rifacciamo un incontro, così informiamo tutti i residenti, perché è giusto che non si preoccupi, perché poi molte volte partono delle vorrei notizie. Vorrei leggerle una lettera proprio che sì. Ci hanno inviato loro. Alcuni sì. Cittadini, appunto residenti in zona Sassonia, in particolare in via Ruggeri, del Bersaglio, via Schiavoni, via Nelli e via Fratelli Zuccari, assieme al Comitato Le Brecce, hanno appunto alcune domande da porle. Sì. Chi pagherà i danni subiti dai cittadini causati dalle esondazioni del mare, ma anche delle fogne, in data 4 e 5 febbraio 2015, visto che dalla Regione Marche non è stato riconosciuto lo stato di calamità? Insomma, per questo evento. Inoltre ricordano anche che hanno provato a chiedere un appuntamento, un incontro sia con lei sia con il vice sindaco Stefano Marchegiani, ma ancora questo. No, l'appuntamento è già dato, ci vediamo mi sembra la prossima settimana. Perfetto. Però con loro abbiamo avuto diversi incontri su questo, anche perché vediamo adesso le immagini. Sì, fra l'altro io ricordo ero andato giù, effettivamente i danni sono stati tanti. Allora, qui come funziona? Lo stato di calamità, l'amministrazione comunale fa una previsione di quelli che sono stati i danni, chiede alla regione di richiedere a sua volta al governo il riconoscimento di calamità naturale. La regione ha richiesto al governo, purtroppo non lo ha riconosciuto quelli di marzo ma non quelli di febbraio, e Fano ha subito molti danni nelle due giornate di febbraio. Comune, se per sé in no, il Comune ha fatto tutto e loro lo sanno, perché abbiamo chiesto il procedimento alla Regione, perché è la Regione che deve richiederlo al Governo. Poi il Governo, se lo riconosce, nell'arco di un paio d'anni, di due anni di solito, arrivano le risorse a risarcimento. Se non viene riconosciuto, purtroppo dal pubblico non ci sono risorse per questo. La settimana prossima ci vediamo e cerchiamo di capire, io avevo già sensibilizzato anche i nostri parlamentari per fare pressioni sul governo per questo, perché dipende solo dal governo. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Sì, pronto, buonasera. Sindaco. Buonasera, io la chiamo in quanto alle buche. Sì. È dal mese di marzo che ho chiamato per chiudere le buche e non si è visto mai nessuno. Io abito nella zona del cimitero dell'Ulivo, zona Palombara. Sì. E la strada che porta al cimitero dell'Ulivo? Ho fatto molti solleciti e non si è visto mai nessuno a chiudere queste buche. Come mai? Allora, guardi, devo dire la verità, l'avevo segnalato, la strada che porta al cimitero dell'Ulivo. Adesso, fra l'altro, penso siano anche in ascolto alcuni collaboratori dell'amministrazione comunale, quindi io domani riparlo, lo mettiamo tra i lavori da fare. Però anche sulle buche vogliamo dire qualcosa, perché con le buche, io mi scuso, ma noi siamo in grosse difficoltà, perché Fano ha circa 450 chilometri di strade asfaltate. Se negli anni le strade non vengono asfaltate, un buon asfalto dura 10 anni, per asfaltare tutto occorrono 35 milioni di euro. Cosa significa? Che significa che ogni anno si dovrebbero asfaltare 3 milioni e mezzo, non ci sarebbero problemi di buche. Purtroppo questo non è avvenuto. Io non è che voglio scaricare le responsabilità, perché come le ho io, le aveva anche chi ha amministrato prima, in certi momenti, col patto di stabilità, con le risorse sempre inferiori. Quindi quando non si fa l'asfalto e la strada è consumata, purtroppo quando piove, quest'estate fortunatamente non ha piovuto, le abbiamo coperte quasi tutte, come piove si riaprono in tutte le strade e diventa quasi impossibile arrivare dappertutto. Allora, noi abbiamo asfaltato 800.000 euro adesso, anche per le difficoltà che dicevo, perché ci siamo trovati sulle spalle dei pesi a cui dovevamo far fronte, e questo ci ha inciso sul patto di stabilità. Abbiamo 1 milione pronto, che non possiamo fare adesso per il patto di stabilità, lo faremo ovviamente a primavera, perché si può asfaltare quando c'è la temperatura giusta. Nonostante questo, noi abbiamo
delle ditte che ci fanno questi lavori, abbiamo solo 4 persone all'interno dell'amministrazione comunale, però mi tolgo un sassolino se mi viene consentito. Sì. Perché anche qui ci criticano, allora mi sono, perché in conto quando ci arrivano le critiche da chi c'è stato prima e non le ha fatte mi fa specie, perché insomma, me le dice uno che non c'è mai stato, ci sta, non conosce la difficoltà, non conosce le cose. Si riferisce all'ex sindaco? No, beh, l'ex sindaco però o dice sempre, all'opposizione. Dice sempre, devo dire che sotto certi aspetti fa la sua parte, fa il gioco della politica, però riconosce le difficoltà oggettive che ci sono. Altri proprio le sparano grosse. Allora, siccome contano i fatti veri, mi sono venuto a andare, sapendo dati. Di venire qua, ho detto, siccome anche qui ogni anno 1 milione di asfaltature, allora in cinque anni, sono stati asfaltati veramente, adesso sono chiacchiere, 3.431.000 euro. In 5 anni. Allora, di cosa parliamo? È quello che si dovrebbe fare in un anno. Allora, noi in questo primo semestre, perché noi l'operatività l'abbiamo avuta da ottobre in avanti, perché adesso ne abbiamo asfaltati 800.000. Ne abbiamo 1 milione pronto per... dove mettiamo una serie di strade importanti, segnalate, abbiamo già l'elenco, e in più finiremo l'interquartieri. Ecco, ci dicono che insomma acquisterete un nuovo mezzo per asfaltare queste ecco, strade. Perché l'altra questione, questa è un'altra cosa importante. Esatto, sui 100.000 euro dicevano, però sì, insomma può essere perché, molto utile. Ecco, perché la vera bravura, e queste cose potevano essere fatte anche prima, non è rincorrere la buca dove perdiamo chiunque, tutti quelli che parlano, se vengono al mio posto, hanno lo stesso problema. Noi abbiamo cercato di dire come possiamo fare per non rincorrere sempre la buca. Ci doteremo di un mezzo che costa circa 100.000 euro. Entro l'anno, che prossimo anno. È il patto di stabilità, che questo ci incide, però a questo punto, gennaio, dicembre, cambia poco, perché l'operatività è successiva. Ci doteremo di questo strumento dove faremo noi il manto, ovviamente non nelle strade principali come la statale che ha un carico forte, ma nelle strade rurali ad esempio, noi potremo fare una manutenzione costante acquistando soltanto il materiale, facendolo con questo mezzo e con il nostro personale. Questa è una bella risparmiando risposta. Risparmiando poi. E devo dire bravo all'assessore Paolini che ha intuito, ha avuto questa intuizione. Siamo andati a vedere un'esperienza di un comune marchigiano che l'ha adottato, effettivamente è efficace. E questo consente di dare una risposta anche più attenta. A proposito di buche, ci segnalano anche la strada di San Cesario, sì. Il quartiere di Rosciano, poi anche la strada di Carignano. A tal proposito, insomma, chiedono i residenti anche che cosa si può fare, perché lì ancora ci sono le frane, c'è una ecco, situazione in tema, movimento. Allora, c'è per quello della strada delle Quercelle, ha già spiegato l'assessore, sì. Non rientro nel metro, se no ci ripetiamo. Dove c'è la frana, purtroppo, non si può andare a asfaltare sopra, perché si deve assestare il terreno. Quindi ancora questo movimento. Io non sono un tecnico, poi mi baso su quello che mi spiegano. Quindi, mi hanno inviato anche delle foto via Facebook, sì. Io le ho girate e mi hanno spiegato questo. Adesso stanno cercando di capire magari come assestare alcuni, perché ci sono delle, come posso dire, dei solchi che si sono creati, sulla quale, però l'asfaltatura è buttare via i soldi, perché se non si assesta il terreno, non si può asfaltare, bisogna aspettare questo. Via San Cesario, anche questo, con gli 800.000 euro siamo arrivati fino a dove potevamo, è rimasta quella parte, sono già andati un paio di volte a un po' a sistemare, ma non è una risposta definitiva, il problema è serio, ne sono consapevole, e quello sta nella prossima asfaltatura, come Vialelli che è rimasta, entrerà quello, e poi certo. Ci saranno tutte le altre strade, via Fannella, via Filz, insomma tutte quelle che sono via, adesso non me le ricordo Penso neanche sì. Tutte, poi rischio di creare... Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, c'è il sindaco. Buonasera, sono la residente di Via Rannuzzi, come scusi? Al Vallato. Ha parlato di Aguzzi. Al Vallato, sì. Via Rannuzzi, centro sociale. Sì. Niente, io volevo dirle, per qui succede che tutte l'estate abbiamo dei ragazzi che fanno un casino, rompono tutto. Niente, io volevo sapere se poteva prendere provvedimento. Grazie sì. Mille signora, ci dovrebbero essere anche delle telecamere in zona, verranno installate? Sì, noi ne abbiamo risistemate altre 6 telecamere che sì. C'erano lì ma non funzionavano, le abbiamo... Quindi sono attive? Sono attive 6 telecamere,
Poi adesso sono stati installati, questo non per merito, perché io sono onesto, riconosco, grazie ad un consigliere regionale ci hanno fatto avere delle risorse per delle telecamere alla stazione, noi vorremmo installare delle altre col nuovo bilancio perché adesso non siamo nelle condizioni, però io ho un contatto costante con le forze dell'ordine perché quando parliamo di sicurezza il sindaco non è che ha gli strumenti, quindi io sia con i carabinieri che con la polizia ci confrontiamo, sia inizio estate, e ovviamente loro sono professionisti, conoscono le questioni, non le sottovalutano, per cui, ripeto, non sta a me parlare di questo, però per quello che mi riguarda, quello che devo fare e le puntualizzazioni che devo fare agli organi competenti è stato fatto. Poi alcune cose quindi non spetta a me dire. Quindi anche per il Vallato? Anche per il Vallato. Benissimo, quindi insomma si spera... Poi periodicamente io li incontro, anzi le voglio anche ringraziare perché stanno facendo un lavoro importante nella nostra città, sia la polizia che i carabinieri, io direi anche i vigili urbani, che sono stati anche troppo bistrattati su certe cose perché poi bisogna riconoscere anche quando c'è professionalità, con quindi anche le operazioni di polizia fatte in queste ultime settimane dimostrano professionalità, anche loro lavorano in condizioni difficili, con sottorganico, per cui ecco, riconosco loro e penso di esprimere un ringraziamento da parte anche dei cittadini per quello che fanno. Dunque, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, sapendo, come diceva lei poco fa, che i suoi funzionari sono in ascolto, sicuramente si stanno prendendo anche appunti, per cui via Dini pericolosa, si prega di portarla a senso unico. Via poi, Dini, adesso... Via Dini, esatto, pericolosa. I passaggi pedonali non illuminati sulla nazionale, prego. Sì. Anche su questo noi stiamo facendo un lavoro, ovviamente non si può fare tutto contemporaneamente, no, tanto è inutile che ci prendiamo in giro. Anche su questo noi faremo un quartiere alla volta, adesso siamo intervenuti alle Zavarise, adesso dobbiamo finire e alcune cose. È stata cambiata la viabilità. Messi in sicurezza, cambiato, messi i sensi unici, cambiato le disposizioni dei parcheggi, lasciato gli spazi per i pedoni, ripeto, poi lì dovremo fare altri piccoli accorgimenti. Lo faremo per quello che riguarda Poderino, quindi andremo, Bellocchi, ne faremo una alla volta, affronteremo, anche se le cose abbiamo già in mente perché gli uffici già ci stanno lavorando, magari ridisegnando, cambiando un po' la segnaletta, cambiando anche dove c'è bisogno, mettendo dei sensi unici, per migliorare la qualità nei singoli quartieri. Ne facciamo una alla volta perché dobbiamo fare i conti con le nostre capacità operative, però anche questa è una cosa che in passato non è mai stata fatta. Noi cerchiamo di avere una logica nelle cose che facciamo. Benissimo, prima di mandare alla pubblicità una domanda, poi c'è la telefonata, sì. Allora facciamo questa. Rispetto per chi telefona da casa. Assolutamente, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera Fano TV, buonasera signor sindaco. Buonasera. Buonasera, due questioni che in parte sono state sollevate adesso nell'ultima cosa che stava dicendo. Sì. Comunque, uno riguarda all'interno dei quartieri, sì. Ci sono sempre dei piccoli lavoretti da fare per sistemazione magari del giardinetto, di alcune opere che hanno bisogno di un po' di ripristino, oppure sì. Il taglio dell'erba, oppure la sistemazione di alberi magari che... hanno bisogno di essere puntellati eccetera, perché questi piccoli lavoretti non possono essere fatti dai cassi integrati che magari potrebbero mettersi a disposizione della collettività e così evitando magari, perché so che molti si deprimono anche, chiaramente è una situazione che vivono a malincuore, però sì. Voglio dire, potrebbe essere anche un'occasione per loro per poi essere un pochino più competitivi sul mercato quando, mi auguro presto, possano trovare un'altra sistemazione lavorativa, magari inserendo questa nuova esperienza nel sì. proprio curriculum. Questa sì. è una cosa. L'altra invece, sentivo prima che si parlava di ripristino dei passaggi pedonali. È vero, la segnaletica orizzontale ha bisogno di essere ripristinata, però particolarmente... vicino alle rotatorie ci sono dei passaggi pedonali che sono proprio a ridosso e sono davvero pericolosi sia per gli automobilisti, che nelle rotatorie ci si aspetta di poter defluire, no? Di far defluire il traffico un pochino più velocemente, invece a volte ci troviamo a dover fare delle gran frenate perché ci sono i pedoni che giustamente sulle strisce hanno
la precedenza. Perfetto, allora abbiamo capito perfettamente quali sono queste due questioni. Dunque, sì. Sindaco. Sì, ringrazio la signora perché anche qui mi dà l'opportunità di dire, io stupisco, le cose le facciamo, perché dopo non sempre si comunica. Allora, per esempio, c'è una legge che consente coloro di poter coinvolgere coloro che sono in mobilità, cioè coloro che purtroppo hanno perso il lavoro e sono in mobilità e percepiscono un'indennità per un determinato periodo. E per la prima volta in questo comune, 8 persone di queste stanno facendo del lavoro, lo stanno facendo bene, vengono utilizzati per questa tipologia, queste piccole manutenzioni. Cosa si poteva fare anche prima, però non si è fatta. Non possono essere aumentati magari. Ecco, dopo non è che possiamo portare centinaia di persone. Però... Ci sono, poi non tutte le sanno fare determinate cose. Per esempio vi porto un particolare, perché poi non ci dimentichiamo, io ricordo gli altri anni, per esempio a primavera, maggio, giugno, le polemiche sulle panchine rotte. Quest'anno non c'era una panchina rotta, dopo in alcuni posti mancavano perché bisogna comprarle. Scusi, le chiedo di essere breve perché dobbiamo mandare a pubblicità. Velocissimo. Ecco, su queste, per esempio, ricordo sui passeggi, anche adesso ci sono osservazioni, però sul degrado, onestamente, vanno riqualificati, però la manutenzione, l'erba, le panchine, adesso stiamo anche ragionando sulla sicurezza, abbiamo già valutato in giunta e a breve faremo un accordo per la gestione, per il controllo. Quindi ecco, la signora dico, lo stiamo facendo, in questo momento sono 8 persone, che sono utilizzate in questo senso. Per quello che riguarda le orizzontali, gli attraversamenti, anche qui dopo io non sono un ingegnere del traffico, perché poi nei rettilini c'è anche una maggiore pericolosità perché aumenta la velocità delle macchine. Adesso io lo segnalo all'ufficio viabilità dove ci sono ingegneri del traffico che sono più competenti, però dietro questi nell'apposizionamento ci sono degli studi, c'è una dottrina diciamo ormai consolidata. Però mi sono preso l'appunto e questo lo trasmetto all'ufficio per la valutazione. Perfetto, con questa risposta del sindaco ci fermiamo per qualche istante, a fra poco. Ben ritrovati in diretta con il primo cittadino Massimo Seri. Dunque, vorrei leggerle dei messaggi perché non ci sono soltanto critiche o consigli, osservazioni, ma ci sono anche dei bei messaggi. Complimenti al sindaco di Fano da un cittadino di Pesaro. Poche parole e molti fatti. Il sindaco di prima chiacchierava e non combinava nulla. Marcello. E poi ne abbiamo anche un altro. Se ritenga duro, cosa hanno fatto i precedenti? Parole, parole, parole. Dunque, quindi, questo insomma, ringrazio piacere, perché no, devo dire la verità, è chiaro che c'è un sindaco viene eletto da una maggioranza di cittadini, quindi c'è una parte che non ti ha votato e che per principio è contro. Poi ci sono persone che giustamente avanzano critiche, ma io non sono, dico sempre quando faccio un'esperienza, che non sono permaloso, io sono contento se le cose si dicono, perché ci aiutano a evitare gli errori se si commettono o ci consentono di spiegarci meglio. Ma devo dire che trovo tanta gente che mi incoraggia, che capisce la situazione, le difficoltà che ci sono e soprattutto apprezza la mia serietà, come affronto le questioni, la professionalità e che non le sparo grosse. Poi capita anche a me di sbagliare. Chi viva Dio non sbaglia quando fa le cose. Adesso parliamo un attimo di acqua pubblica, perché secondo il gruppo consigliare, appunto il Movimento 5 Stelle, questo servizio idrico sarebbe sempre più a rischio. Sentiamo il perché in questa dichiarazione di Marta Ruggeri. È a rischio? Secondo noi sì, è da tempo che lo diciamo e adesso c'è un momento importante che è previsto per il prossimo Consiglio Comunale di mercoledì 9, in cui come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato due documenti, due ordini del giorno e la maggioranza ne ha presentato un altro. Uno dei nostri ordini del giorno riprende proprio l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui abbiamo chiesto che venga soppressa un'unica frase, che è quella che crea l'alternativa. Cioè, dobbiamo ricordarci che Fano a livello provinciale è l'unica realtà in cui l'acqua è ancora pubblica. Quindi ci aspetteremo da parte di questa amministrazione una difesa strenua di questa situazione che ci porta ad essere in una condizione di privilegio. In
invece dai documenti proposti dalla maggioranza, nero su bianco, c'è la possibilità che qualcosa cambi e quindi questa situazione non ci lascia sicuramente sereni. Vorremmo invece che in discussione in Consiglio Comunale vengano accettate le nostre proposte, si tratta veramente solo di cancellare due righe e che il sindaco Seri si presenti o comunque porti questo atto a livello di assemblea territoriale ottimale che poi verrà recepito dalla regione. Quindi vorremmo veramente che il sindaco si facesse portavoce di tutti quei cittadini che nel 2011 hanno espresso tramite il referendum la volontà che l'acqua resti pubblica. Sindaco, che cosa farà? Approverà il testo che presenta? Allora, io sono d'accordissimo perché noi siamo per l'acqua pubblica. Noi abbiamo una società completamente pubblica e anche su questo ogni tanto si sente dire il sindaco vuol vendere, non vuole vendere nulla, sta andando avanti la procedura di fusione delle nostre due società di gestione dei servizi, completamente pubblica al 100%. Come abbiamo fatto l'impianto di cremazione pubblico al 100%, ci pigliavano in giro quando siamo stati in Consiglio Comunale che non saremmo riusciti, ci siamo riusciti. C'è un ordine del giorno presentato, ci sono tre ordini del giorno, due sono simili. E anche su questo sempre le divisioni si poteva condividere perché dovevamo averlo già votato in un precedente consiglio comunale perché l'assemblea del Lato si è già costituita, io ho partecipato e fra l'altro ho già annunciato le nostre posizioni in difesa dell'acqua pubblica, ho preso la parola e volevo presentare un emendamento nella stessa discussione nell'assemblea dei sindaci della provincia, poi anche gli altri hanno detto li raggruppiamo successivamente. E quindi domani ci sono questi tre ordini del giorno, due sono simili, fra l'altro io spero che possano trovare la condivisione, dove si parla che chi gestisce in house, cioè quindi completamente pubblico, deve essere garantito, anzi noi auspichiamo che siano anche altri comuni che oggi non gestiscono in house questo servizio, lo possono fare, quindi siamo perfettamente d'accordo e io penso, spero, che poi si possa anche arrivare alla condivisione di un documento condiviso dove si diciamo le stesse cose. C'è il documento della maggioranza che dice esattamente questo. Dopo Finile l'acqua potabile non è arrivata, è la zona che rimane sulla strada provinciale. Come mai? Non è ancora arrivata, non c'è mai stata, non è ancora arrivata. Penso che non ecco, ci sia mai stata. Se io chiedo un po' di comprensione, insomma, se sono passati tantissimi anni, ripeto, in un anno non si possono risolvere tutti i problemi. Comunque sono in scaletta. Ho già, adesso era una battuta, ma in realtà ho già parlato con ASEL perché la pianificazione la si fa insieme ad ASEL perché l'acqua va portata dappertutto. Io ho anche incontrato alcuni residenti, adesso non so se siano questi perché ormai sono pochissimi, punti due mi sembra, dove l'acqua non arriva. Il nostro obiettivo nel mandato, nei tempi più brevi possibili, riuscire a portare l'acqua anche dove non arriva. Ripeto, in una pianificazione che non può essere immediata perché non abbiamo gli strumenti, però c'è già un ragionamento, io penso che insomma nell'arco, un altro ragione di un paio d'anni, questa cosa possa essere risolta. Se riusciamo prima, meglio ancora. Prima di sentire che c'è al telefono, mi segnalano delle buche anche in via Attilio Regolo e via Monfalcone a Centinarola. Sì. Pronto? Buonasera. 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 Sono una residente vicino all'ex poligono militare. Sì. Sì. Salve. Io volevo sapere, riguardato la zona, avete intenzione di pulirla? Sono anni che è in degrado, ci sono gli animali, noi abbiamo un terreno che confiniamo e non riusciamo mai a tenerlo pulito perché la zona è sempre piena di sterpaglie, erba, c'è un disastro. Sì. Io vorrei sapere, io capisco che farete questa famosa strada delle barche, ma a me non mi interessa quella zona di là, mi interessa la zona di qua. Io purtroppo confino con questo terreno che adesso è diventato comunale, che però è sempre tutto sporco, ci sono le bisce, i ratti, è una cosa impietosa. Cioè, mi dica lei come devo fare, voi avete intenzione di dare una pulita a questa zona adesso o no? Parla lì nello spazio dove c'è la pista dell'ex pista Cocar. Io parlo dell'ex poligono militare, la pista Sì, la parte di là, sì, perfetto, sì, ho capito, sì. Dove c'è quel rudere. Sì, esatto, perfetto, esatto, io sto parlando di lì. Perfetto, allora, intanto vorrei dire che siamo riusciti a recuperare quei 900.000 euro che erano persi,
Anche questo è un'altra bandierina che vorrei mettere. Sì, però... No, ci arrivo, perché questo come comunicazione alla città lo vorrei dare. Sì, certo. Erano risorse perse, di queste risorse 500.000 sono per l'ex pista dei Cocard e 400.000 sono per Viale Ruggeri, che ovviamente faremo nel momento in cui abbiamo realizzato le scogliere, perché altrimenti rischieremo di non utilizzare al meglio le risorse. In quell'intervento vogliamo intervenire anche per risanare. Io ho fatto, forse non mi ha visto... quello è un intervento, chiedo scusa se interrompo. Quello però è un intervento che andrà alle lunghe, questa è una cosa prioritaria. Ormai sono anni che il Comune non pulisce. Lei capisce che non è che noi stiamo qui e noi le tasse le paghiamo. Certo. C'è arrivato addirittura il bollettino del consorzio di bonifica per i terreni, che noi non confiniamo con laghi, fiumi, niente. Sì. Almeno un minimo di rispetto, di dignità per le persone. Ha perfettamente ragione, sono anni che non si pulisce. Ringraziamo la signora e diamo la possibilità al sindaco. Allora, io adesso rifaccio il ragionamento, perché con le risorse che abbiamo, però quell'area lì troviamo il modo di ripulirla, diciamo. Non è sempre, che poi c'è una parte anche privata, non è tutta pubblica quella parte lì. Adesso me lo prendo come impegno. Adesso non è che lo posso fare in una settimana, adesso certo, non è... però la signora ha perfettamente ragione, perché sono andato a fare un sopralluogo, sono andato anche con la sovrintendenza, perché quella parte lì anche l'egida, diciamo, della sovrintendenza, però effettivamente è indecorosa, è inaccettabile che in una zona anche come quella che rimanga così, quindi certo. La signora ha perfettamente ragione. Se ne occuperà. Dunque, ci segnalano anche via Nino Bixio, che porta all'ingresso della caserma, sempre per quanto riguarda le buche. E poi un altro messaggio: fare l'ospedale unico a Pesaro sarà una sconfitta per tutta la comunità di Fano. Anche su questo argomento lei è intervenuto ormai tante volte. Sì, però ecco, telegrafico, sì. Perché anche qui mi sto stancando sempre. Che io ho già detto al presidente della regione, prima che si insediasse, e devo dire che è stato coerente con questo, anche tutte le volte che l'ho incontrato, perché noi ci incontriamo spesso, ovviamente, sia nelle cerimonie, sia per le questioni che riguardano gli aspetti amministrativi. Io ho detto: non vogliamo essere prevalicati, le scelte devono essere condivise dalle realtà, e io non dico soltanto tra Fano e Pesaro, devono essere condivise anche dal territorio, perché l'ospedale o gli ospedali non sono solo per Fano e per Pesaro, ma sono punto di riferimento anche per le vallate. E su questo devo dire, fino ad oggi è stato coerente. Dopo è chiaro, Pesaro ha la sua strategia e Fano ha la sua strategia. Dovremmo ragionare, io perché sono per ragionare, per trovare le soluzioni condivise nell'interesse delle due città, perché le guerre non portano da nessuna parte. Finora c'è stata una collaborazione, stiamo ragionando su delle progettualità europee che porteranno soldi a Fano e a Pesaro, abbiamo ragionato insieme per l'impianto di cremazione, quindi io sono dell'idea che bisogna ragionare e bisogna guardare gli obiettivi ambiziosi. Per quello che riguarda la sanità, è un tema che ci sta veramente a cuore. Adesso poi saremo un dibattito lungo, magari lo affrontiamo in un'altra circostanza, però anche questa storia che Fano ha subito le decisioni di altri, sono tutte sciocchezze. Che poi che ci sia alcuni che abbiano delle idee diverse dalle nostre, questo è vero, è normale. Anche le nostre sono diverse da quelle degli altri. Velocemente, quando iniziano i lavori al cimitero di Rossano? Allora, anche su questo, stanno lavorando sul progetto di ampliamento a Rossano e di sistemazione dell'ulivo. Anche su questo, consentite di dirmelo, i loculi stanno finendo, in parte sono già finiti, e non si può, e io mi ritrovo senza loculi. Allora, queste cose vanno programmate negli anni. Quello che noi facciamo adesso andava fatto qualche anno fa. Anzi, qualche anno fa, quando hanno fatto i nuovi loculi, li hanno venduti tutti. Adesso ci sono alcuni liberi, ma non possono essere utilizzati perché sono già venduti. Allora, su questo cerchiamo di metterci una pezza, nel vero senso della parola, e interveniamo, ripeto, nell'allargamento di Rossano e all'ulivo. Ovviamente c'è il tempo della progettazione e dell'intervento, che non si fa in un mese. Adesso partiremo con questi. Poi faremo anche dei ragionamenti sui singoli cimiteri minori, perché ci sono problematiche un po' di tutte, perché sono anni che non si è fatta manutenzione, non si è fatto nulla nei cimiteri, e quindi c'è un disagio e mi trovo un peso enorme a cui bisogna dare delle risposte, che gradualmente stiamo cercando di dare. Perfetto, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, signor sindaco. Senta, io le volevo chiedere, lei passa mai per via Girolamo da Fano? Ci passo anche con lo scooter, e quindi
mi rendo conto ancora di più, perché con la macchina le cose si ammortizzano di più, quindi conosco perfettamente. Ecco, allora io le vorrei dire che è una vergogna per Fano, per una città così una via così importante, non c'è mezzo metro senza una buca, e quando piove con una certa insistenza, neanche troppo, tra via Girona da Fano e via Mezzo Agostini c'è un lago e viene depositato tutto un ghiaino che nessuno viene mai a pulire, con grande rischio per chi gira la via sulla sinistra di cadere sia i motorini che le biciclette. Bisognerebbe fare qualcosa per questa via che è stata abbandonata da anni, sì, anni e anni. È vero. E prima, quando parlavo di quel milione che noi abbiamo previsto nel piano degli investimenti, ho citato alcune vie, una di queste vie è proprio Girolamo da Fano, fra l'altro è l'ingresso anche del Lido, come c'è via Filzi, per cui queste sono strade che sono nel nuovo elenco di quelle che saranno asfaltate. Quindi parliamo di primavera. Primavera però adesso oggettivamente, direi una bugia. E quindi ne sono consapevole perché io mi muovo con lo scooter o con la Vespa d'estate, quindi si sentono, mi rendo conto che con la bicicletta effettivamente, e ogni volta che ci passo mi mangio il fegato, perché a me dispiace, perché quando vedo certe situazioni mi sento tutto il peso della responsabilità e anche gli accidenti di qualcuno per cui Senta, invece per Fano 2 è previsto qualche miglioramento, dicono che da tanti anni non si interviene su quel quartiere. Sì, no, qui il problema è che da tanti anni non si interviene in nessun quartiere, uno alla volta arriviamo. Anche lì c'è un'esigenza di asfaltature perché ci sono problemate, adesso sono andati a ricoprire le buche, però il tema è sempre lo stesso, anche queste rientreranno in quell'elenco della prossima primavera. Località Chiaruccia è da sempre in assenza di rete fognaria, quindi anche qui se si può fare qualcosa insomma interverrete in qualche modo. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, sono Maini. Signor Sindaco, sì, buon lavoro. Grazie. Dunque, innanzitutto io grande poeta per... e scrittore in vernacolo a cui faccio i complimenti. Sì. Grazie. Dica pure. No, intervengo, faccio un piccolo intervento per piccole cose che si possono fare a mio avviso senza spesa. Dunque, sulla facciata di Porta Maggiore c'è una lapide che ricorda gli eventi di Federico da Montefeltro. Sì. Se la si guarda lateralmente, presenta una grossa fenditura dove addirittura può entrare quasi una mano e ogni tanto cadono dei pezzetti di arenaria. E dal punto di vista del decoro e della sicurezza è una cosa che va presa in considerazione. Io sono anni che mi batto per questo, scrivendo, eccetera, però non so, o non leggono, o non sentono, o non vedono. Altra cosa, sempre parlo di quel sito lì perché a me è molto caro. È caro a tutta la città perché penso è un ingresso straordinario. Esatto, esatto. C'è una aiola laterale sulla svolta per Pesaro dove è adagiata da anni una pietra miliare. Non capisco perché deve star lì distesa per terra in quelle condizioni. O la si rimette in sito o la si toglie, non ha senso. Ecco. Altra cosa, sempre di quel sito, c'era una volta un pino famoso in una aiuola in prossimità dell'edicola. C'è rimasto il, chiamiamolo così, recinto con il cordolo, abbandonato insomma a se stesso, e quando piove lì si forma la pozzanghera, allora o si chiude o si mette e se ne pianta un'altra qualche cosa o un fiore o una pianta o qualcosa per abbellire. Ultima cosa, le biciclette sempre lungo quel tratto di via Roma sono legate spesso alla diciamo alla struttura metallica che lì fa da,
da parapetto, insomma, sì, all'altezza in particolar modo della Banca delle Marche. Ora lì proprio nell'angolo c'è uno spazio notevole dove si potrebbero mettere delle rastrelliere, perché quelle biciclette legate lungo quella struttura metallica, con i manubri che a volte sono più lunghi del necessario, del normale, eccetera, costituiscono un pericolo anche per i ciclisti, visto che è ciclabile quella parte, e per i pedoni. Benissimo, abbiamo capito, perché abbiamo davvero i tempi stretti, mi dispiace, bisogna che già insomma il sindaco risponda a tutte queste domande. Ringrazio e mi sono preso le segnalazioni, perché alcune cose mi sfuggivano anche, perché onestamente non riusciamo a avere gli occhi puntati, certo, su tutto. Per cui sarà mia cura verificare, perché qui ha ragione, sono piccole attenzioni che non richiedono risorse, perlomeno alcune non richiedono risorse particolari. Quindi sono importanti anche segnalazioni da parte dei nostri cittadini, io sono molto attento ai particolari, devo dire la verità. Allora, vogliamo intanto leggere qualche messaggio velocemente. La via Prima Strada Bellocchi chiedono un senso unico, il marciapiede di viale Primo Maggio che è in degrado, e poi un quartiere, questo qui lo abbiamo già detto. Molti messaggi invece ci arrivano per quanto riguarda gli eventi, ovvero sì, questa Fano dei Cesari si farà, sì, non si rifarà, carnevale estivo. Ecco, che cosa state progettando per, sì, il prossimo anno? Allora, il tema sugli eventi, qui ci sono state tante polemiche che non hanno fatto bene alla città, perché onestamente anche se tutte le polemiche corrispondevano alla verità, non si fa del bene a fare determinate polemiche in piena stagione, perché poi si trasmettono dei messaggi che hanno anche influenza. Allora, tema della Fano dei Cesari. La Fano dei Cesari, vorrei ricordare, che è dal 2011 che non c'è più. Ecco. Noi, parlando con gli operatori che ci avevano indicato come un evento forte per la città, abbiamo detto facciamo gli sforzi per rimetterla in piedi. Ad un certo punto ci è stato tolto 1,7 milioni di minori trasferimenti sul sociale. Fano ha un bilancio di 5 milioni di euro di spesa sul sociale, e qui parliamo tutti di anziani, di disabili, di giovani, e da questi 5 milioni sono arrivati minori trasferimenti per 1,7 milioni, e questa città, questa amministrazione ha fatto qualcosa di straordinario, ha preso le proprie risorse, più di 1 milione, e le ha destinate al sociale. Sindaco, sì, però ecco, per gli eventi è diverso. Aspetta. Allora, con anche le associazioni di categoria, abbiamo detto noi possiamo mettere solo una determinata cifra per la Fano. Dice, hanno valutato che non era forse il caso. Quindi, però, non è che noi l'abbiamo tolta, è dal 2011 che non c'è la Fano, sì, dei Cesari. No, perché poi dobbiamo dire cose per quel che sono, perché si trasmettono messaggi. Però lo avevate annunciato. Esatto. Poi è stato... Allora, anche su questo, giustamente si dice, e noi l'abbiamo fatto, la programmazione va fatta con largo anticipo. Sì. Noi a ottobre avevamo programmato. L'amministrazione pubblica ha un limite. I bilanci purtroppo hanno delle sorprese in questi periodi, non hanno certezze. E ti accorgi, arrivi a febbraio, ti tolgono 1,5 milioni. Poi, come in questo caso a maggio, altro 1,7 milioni. Ci sono delle incertezze. Però detto questo, il tema, si sono commessi alcuni errori anche di programmazione, magari si sono avvicinate delle manifestazioni che potevano essere magari diluite, però movimento c'è stato, e se noi guardiamo le attività fatte negli ultimi 3 anni, ci sono state una manifestazione in meno e 2 in più. Poi discutiamo, alcune cose vanno riviste, ripeto, degli errori li abbiamo commessi, però ecco, è venuto meno il carnevale estivo, che era quella manifestazione a Sassonia, è stata fatta la festa dei 1,000 in piazza, fra l'altro molto partecipata, con un grande successo. Però anche su questo noi da subito, perché io sono dell'idea, intanto era la prima stagione veramente estiva a cui siamo trovati a fronteggiare, anche ci sono state delle polemiche su cose inesistenti, no? A Fano è vietato ballare, a Fano è come gli altri posti, le regole non sono cambiate, i dirigenti che autorizzano queste cose sono sempre gli stessi, i regolamenti del 2008, quindi anche su questo bisogna dire le cose per quel che sono. Noi adesso, finita l'estate, incontreremo tutti gli operatori in tutti i settori, perché abbiamo la mente fresca, ci ricordiamo le cose che hanno funzionato e che non hanno funzionato, e cerchiamo di programmare per la prossima estate. Io fra l'altro ho diverse idee forti, carnevale, e anche questa cosa che il carnevale va a Pesaro, cioè una barzelletta, cioè quella proprio
è stata veramente strumentalizzata, e ho trovato delle persone che dicono: ma sindaco, come si fa ad andare a fare il carnevale per... Guarda che non è vero, non è vero, e lo sapete anche voi adesso. Oh, per il carnevale estivo si farà, domani sera e mercoledì dopo il Consiglio Comunale io ho un incontro con i carristi e con l'ente carnevalesca, sulla quale faremo un piano anche di rilancio, si lavorerà su delle idee progettuali di un programma pluriennale, e si lavora da subito, e l'ente carnevalesca sta già lavorando, sta facendo delle buone cose per la stagione, per il carnevale invernale che è alle porte, perché il carnevale quest'anno è arriva presto, già a fine gennaio sì. Si iniziano le sfilate, come io reputo importante il ruolo dei carristi, che sono, diciamo, l'artigianato artistico del carnevale, che appunto che fulcro, quindi, e c'è questa idea per l'estate che deve essere un evento che coinvolge la città, che non sia una giornata, perché la giornata poi alla fine non serve a nessuno, che siano più giornate, che ci sia movimento, che si facciano lavorare gli operatori, che sia iniziativa di accoglienza anche per chi viene, per chi vive la città e per i turisti, e che sia anche veramente un momento di promozione vera del carnevale invernale. Questa idea di abbinamento col jazz che faccia muovere è molto bella, su questo ci stiamo ragionando e ci stiamo lavorando. Io penso che faremo delle cose veramente interessanti, come poi l'esperienza serve per correggere gli errori e per migliorarsi. Voglio dire, anche un risultato ottenuto, il Ministero della Cultura, fra l'altro domani abbiamo il Ministro Franceschini che viene anche a Fano, ha riconosciuto per il Festival del Jazz 150.000 euro in 3 anni, e questo, diciamocelo, non arrivano per caso le cose. Ci sarà un finanziamento fisso per 3 anni di 51.000 euro che viene riconosciuto al Comune di Fano. Quindi sindaco, abbiamo avuto... A proposito di jazz, sì. Tra i vostri progetti c'è anche quello di redistribuire in modo un po' più equo queste risorse per le manifestazioni. Ce n'è qualcuna che non ha avuto un centesimo, sì. Eppure ha portato davvero tantissima gente e ha creato, sì, eventi di qualità. Ce ne sono alcune che non hanno ancora avuto risorse, perché poi noi facciamo conto con un budget che abbiamo. Poi io sono molto vicino, ma non solo io, tutta l'amministrazione, a questi eventi. Mi vengono in mente eventi straordinari che ci sono stati, che hanno visto tanta partecipazione, tanta gente, alcuni che hanno fatto sforzi immani e vanno aiutati, perché non dimentichiamo che qui il movimento è cominciato da maggio. A maggio c'è stato Sapori e Motori, che ha portato tanta gente, sì, in Sassonia. Io ho fatto un lavoro importante, e lo rivendico, perché quest'anno si sono visti molti più tedeschi. C'è stata una tendenza nazionale che riguarda tutti, ma c'è stato un lavoro che questo sindaco ha fatto anche con le città gemellate. E anche il lavoro, grazie anche al volontariato, alle associazioni che mi hanno aiutato, si è riaperto un filone. Anche domani abbiamo un gruppo importante di tedeschi che hanno fatto una vacanza qui a Fano. E a me è capitato, perché poi i gruppi organizzati vengono, hanno piacere che il sindaco li saluti. Io sono molto disponibile, perché se questo aiuta l'arrivo di persone che possono parlare bene della nostra città, io mi adopero. E abbiamo avuto molti gruppi che non si vedevano da anni. Dobbiamo sperare però che ritornino, quindi fare in modo di poter offrire le dirò di più. Addirittura sono rimasti talmente contenti che mi ha scritto anche la provincia di Rastatt, che vogliono fare degli eventi a Fano. È un'iniziativa con cui avevo lavorato quando ero assessore, i giochi del gemellaggio, portando 11 comuni, gente di 11 comuni della provincia di Rastatt, nel mese di maggio, per 5 giorni nella nostra città. Quindi anche in bassa stagione. Ma io sto, perché il lavoro vero noi dobbiamo essere bravi a farlo a maggio, giugno e settembre, perché luglio-agosto già ha i suoi elementi di forza. Su questo ogni cosa che facciamo lo dobbiamo fare con il contributo e con la condivisione degli operatori turistici, perché poi ognuno conosce il suo mestiere. Io con le associazioni di categoria ho un rapporto diretto, devo anche ringraziare, che cercano di dare una mano, consapevoli anche loro delle difficoltà che ci sono. Vorrei ricordare che adesso parte giovedì il Festival del Brodetto. Quest'anno c'è un programma eccezionale, con concerti, con iniziative forti, e anche questo, se la memoria non mi inganna, io ricordo che la Confesercenti, che promuove questo evento da anni, che non ha avuto sempre una grande collaborazione dagli amministratori precedenti. Ricordiamo che si svolgerà da giovedì a domenica. Da giovedì a domenica. È imminente. C'era un grido di dolore, che c'era la preoccupazione di doverla chiudere. Esatto. Ma non è stato così, anzi è migliorata,
c'è un programma ricco, Ciovadia, penso siamo anche personaggi importanti, giovedì, quindi anche su questo, se mi è consentito, è grazie al lavoro che il sindaco ha fatto, che anche qui l'assessorato alla cultura, devo dire la verità, con il GAC, che gestisce risorse per la pesca, ha inserito il Festival del Brodetto con delle iniziative che riguardano anche la pesca e ha consentito di portare risorse a questo festival, che non sono risorse nostre perché non le abbiamo, bisogna dire la verità. Chiudiamo questa puntata con la telefonata, segnalo soltanto Buca in via 4 novembre, molti chiedono i giochi per i bambini perché in tantissimi parchi, Fano, Torrette, Marotta, sono rovinati e poi anche pericolosi per i bambini. È verissimo, anche questo perché per anni non si è fatta manutenzione, perché non è che è una cosa che esplode in tre mesi. No, se in tutti i giardini succede questo, vuol dire che negli anni precedenti non si è mai fatta manutenzione. Anche ci lavorerete, sindaco? Sì, no, ho già chiesto l'elenco di tutti i giardini, che poi in parte li conosco, di farmi un preventivo delle risorse che occorrono. Noi metteremo ogni anno delle risorse che non saranno tantissime, ma che ci consentano di intervenire in uno o due giardinetti della città. Quindi però anche un po' alla volta, quindi un lavoro graduale. Tanto non è che possiamo fare 100, perché se noi ascoltiamo le telefonate, tutte le cose che si richiedono, parliamo di 300 milioni di euro di interventi. Allora è pura follia, non li abbiamo neanche se li sogniamo. Oh, questo purtroppo quando si accumulano tutti questi problemi perché in precedenza è mancata programmazione. Ecco, è quello che noi cerchiamo di fare. Sentiamo chi c'ha il telefono, pronto? Buonasera, mi chiamo Augusto. Buonasera. Sì, buonasera. Io ho inviato al precedente sindaco un'email per i marciapiedi di Torrette, via Cappellini, la via che da Torrette conduce a Marotta. E mi aveva risposto che aveva degli amici a Torrette, era dispiaciuto perché non poteva fare niente, che non c'erano soldi. La stessa email l'ho mandata a lei, non mi ha risposto. Comunque il problema è questo. In via Cappellini c'è un marciapiede, è inesistente il marciapiede per poter passeggiare la sera dopo cena con dei bambini, con un passeggino o per un portatore di handicap, e penso che necessiti fare un marciapiede dignitoso. Lì ci sono, è vero, ci sono delle tamerici che non so se credo che sia protetta, comunque si può fare sicuramente un marciapiede. Guardi, la invito a recarsi non lontano in paesi esotici, chissà dove, a Mondolfo, Marotta di Mondolfo, e vedere com'è il marciapiede lungo tutta la via che costeggia il mare da Marotta verso Torrette, e fare qualcosa di simile. E quindi, ecco, questo, che in 40 anni non è stato fatto niente, non c'è un camminamento, e la sera le macchine lì sfrecciano anche, quindi è anche pericoloso per i grandi e piccoli. Perfetto. Punto uno. Punto due, penso di darle un dispiacere, perché lei è un utilizzatore della pista Cocard con suo figlio, me l'ha detto in campagna elettorale a Torrette. Lo sono andato una volta, io ho un bambino di 12 anni, aveva piacere di andare adesso. Sono anche babbo, esatto. Sono un babbo, visto che il sindaco comunque purtroppo a casa ci sta poco, e quel poco mi piace viverlo intensamente. Certo. Era stata fatta da condomini di fronte alla pista Cocard, che sono in zona residenziale, una lettera di una richiesta di sopralluogo e una denuncia praticamente. Adesso il tema, adesso al di là delle battute, lo conosco, perché poi al di là ci sono delle procedure amministrative, ci sono delle regole da rispettare, quindi sono quelle che contano. Io ho incontrato anche dei residenti che mi hanno posto il problema, c'è una verifica di tutto del rispetto, perché il problema è quello acustico, quindi bisogna stare nei parametri che non disturbino coloro che stanno intorno, ed è giusto su questo. Però ecco, ci sono delle leggi lì che vanno rispettate, e se vengono rispettate... Ecco, il signor segnalava anche via Cappellini, quindi magari... Su questo voglio dire una cosa... E devo ringraziare, perché questa è stata una bella sorpresa che ho avuto. Avevo chiesto ai dipendenti comunali, questo qualche mese fa, quindi è passato già del tempo, comunico molto poco, devo dire di più le cose, di gruppi volontari per lavorare sul decoro della città. Abbiamo costituito 4 gruppi, 60 dipendenti comunali, fuori dell'orario di lavoro, questo lo voglio riconoscere, li voglio ringraziare pubblicamente. Hanno fatto un lavoro sul decoro, centro storico, ingresso della città, Fano Sud, su 4 gruppi.
che adesso cerchiamo, inseriremo nel piano degli obiettivi, nel PDO, e sono accorgimenti, alcune cose prevedono investimenti sulla quale, ripeto, va nel calderone, però c'è una serie di accorgimenti sulla quale stiamo lavorando, e questi poi li presenteremo ad uno man mano che li affronteremo. Perfetto, io ringrazio Sindaco per essere stato qua con noi, anzi vorrei dire ai nostri telespettatori, perché i messaggi sono davvero tanti, magari il Sindaco non tornerà fra un mese, vediamo di anticipare questo appuntamento e ci segneremo i messaggi, perlomeno per argomento, li selezioneremo per poi riproporli a Sindaco la prossima volta. Prima di salutarla vorrei leggere l'ultimo messaggio. Complimenti al nostro Sindaco che riconosce gli errori e si dà da fare per migliorare la situazione, nemmeno Aguzzi ha fatto miracoli, anzi ha lasciato la città come ce la troviamo, per cui gli augurano anche un buon lavoro. Io ringrazio perché veramente fare il sindaco in questo periodo, in queste condizioni, non è facile. Io ci metto tutta la buona volontà, lo faccio onestamente, con i miei limiti, come i limiti di ogni persona, però ci tengo a dire, io mi reputo che molte volte l'arroganza non serve, non servono certe affermazioni, però bisogna essere determinati con educazione. Io sono una persona educata e rispettosa, però ho i miei obiettivi su cui lavoro e vorrei essere ricordato alla fine, io ce la metto tutta, ripeto, per quello che riuscirò a fare, per la città che amo, perché poi alla fine se facciamo questo è anche una soddisfazione personale, perché fare il sindaco della propria città è anche una bella soddisfazione, magari in altri periodi lo era ancora di più, però perché vogliamo bene. E quindi ecco, la sfida è questa, riuscire a fare qualcosa per essere ricordati per qualcosa di buono che abbiamo fatto per la nostra città. Io ci metto tutto l'impegno. Grazie ancora al sindaco di Fano. Grazie. Massimo Seri, quindi l'aspettiamo presto. Va bene, a disposizione e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. E noi li ringraziamo, i nostri telespettatori, per averci seguito e arrivederci a domani.